Continuità e al contempo rilancio dell'azione amministrativa di una squadra coesa e non improvvisata. Gli effetti di quanto fatto nella consigliatura che volge al termine si vedranno nella prossima. In pillole il messaggio di Alfredo Ricci. Il sindaco uscente, attorniato da candidati e simpatizzanti, molte riconferme tra quanti lo hanno affiancato in questi 5 anni a Palazzo Cimorelli, è stato l'ultimo in ordine di tempo ad inaugurare la sede elettorale. Alfredo Ricci insieme per Venafro, stessa sede del 2018, una scelta anche un po' scaramantica. Beh, forse se vogliamo diciamo di sì, la verità è che questo è un posto importante e bello perché è un punto fisico in cui sicuramente per la posizione che ha si dà modo a tanti cittadini di poter avere un riferimento. Questo è quello che vuole essere il valore di una sede elettorale. Oggi è il primo evento pubblico che teniamo in questa campagna elettorale, che chiaramente già è partita da diversi giorni, ci ha dato occasione in questi giorni di incontrare già tante persone, di confrontarci e di spiegare quello che poi è il messaggio che come lista insieme per Venafro vogliamo dare. Sicuramente una continuità con l'amministrazione uscente, è evidente nella candidatura del sindaco e anche nella lista, ma soprattutto una esperienza, quella dei 5 anni di amministrazione che ho avuto l'onore di guidare, che vuole essere ulteriormente rilanciata, rilanciare l'esperienza di questi 5 anni, rilanciare ancora di più l'amministrazione, perché ci sono delle basi solidissime, che è il lavoro sodo, duro che abbiamo prodotto in questi anni e i cui risultati si inizieranno a vedere proprio nei 5 anni che abbiamo davanti. Ecco perché quel lavoro non può essere lasciato interrotto, ha bisogno di una squadra coesa, di una squadra non improvvisata, di una squadra di persone che in maniera non casuale si ritrovano attorno a un progetto. 9 consiglieri comunali uscenti, per la prima volta l'intera maggioranza si ripropone. Questo è sintomo anche di un metodo che c'è stato in questi anni, di una serenità nell'approccio ai problemi che si è mantenuta per tutti e 5 anni dell'esperienza amministrativa, e 7 nuovi innesti che rappresentano il mondo dell'associazionismo, il mondo delle professioni, il mondo del lavoro. Insieme questa squadra rappresenta l'intera comunità di Venafro e punta non semplicemente alla campagna elettorale, non semplicemente al giorno delle elezioni, ma alla parte più difficile, quella su cui molti tendono a sorvolare quando si improvvisano, i 5 anni di amministrazione, che sono duri e richiedono una squadra coesa e serena.